te? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per rimbalzare da un tasto all'altro e superare il concerto d'organo del polpo, dobbiamo saltare, saltare, saltare come un coniglio! Guardate me! Sei divertentissimo quando saltelli, Daisy! Trasformiamoci tutti in conigli saltellanti! Siete ancora nella vostra bozzona? L'importante è che sei tornata! Oh, stelle luccicanti! Sono davvero tutte bellissime! Fanno delle forme carine! Vedo un cucchiaio e una tazza e una mucca! Queste si chiamano costellazioni! Costellazioni! Waddle-like penguins! Sono un robot di Fred Happy! Mi sta producendo in massa ora! Mi sta mettendo male! Credo siano un po' troppi per la vita! Ma non possiamo ignorarli! Ce la puoi fare, vero Spina? No, dovevi vederlo! Tutto elegante! Pluto, che ci fai qua dentro? Vai a casa! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per rimbalzare da un tasto all'altro e superare il concerto d'organo del polpo, dobbiamo saltare, saltare, saltare come un coniglio! Guardate me! Sei divertentissimo quando saltelli, Daisy! Trasformiamoci tutti in conigli saltellanti! Siete ancora nella vostra bozzona? Io sono Zack the Zombie! Da... Grandi giochi! Facciamo ad arrivare alla porta! Benvenuti nel concerto d'organo del polpo! Una volta che il polpo avrà cominciato a suonare, non smetterà più, perciò alla larga da lui dovrete stare. Quei tentacoli rimbalzano velocemente, vedete? Da un tasto all'altro, ecco come lo supererete. Rimbalzare veloci da un tasto all'altro? Che modo divertente di entrare in azione! Per rimbalzare veloci da un tasto all'altro, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per rimbalzare alti e veloci da un tasto all'altro? Uno scoiattolo scavatore? La mandria con cui era sarà andata avanti e chissà dove saranno ora. Senti, Hilda, sei sicura di averli contati bene? Forse hai fatto solo 5 muffin. Io ero convinta di averne fatti 6. Però adesso non ne sono più sicura. Va bene, allora andiamo in cucina dove li hai preparati. Forse là troveremo qualche indizio. Alle, toccarmi e passarmela! Va bene, ho capito. Volete fregarmi? Sperate che abbassi la guardia e venga fra di voi. Così, opla, Pirni può toccarmi. No, non ci casco. Se volete darla a me, venite a prendermi. Papà! Papà!
E ora... il giorno. Sono le zampe di un uccello. Madame Gazzella mi ha insegnato tutto quello che so. E ora... il giorno. Madame Gazzella mi ha insegnato tutto quello che so. E ora... il giorno. Ma certo! Sono le zampe di un uccello! E ora... il giorno. Il controllo. Come facciamo ad arrivare alla porta? Però la signora Procione ha detto la stessa cosa. Io ho intervistato 18 amanti della pizza e 5 si sono lamentati dei modi bruschi di Peppino. Gli arti, devi alzarti. Beh, ma guardati, Sandy. Gli hai fatto vedere che sei il migliore e il più astuto di tutti quelli presenti sulla spiaggia. Ehi, questo sì che è interessante. Le scarpe seguono la musica. Un momento, ho capito perché queste scarpe hanno le suole di metallo. Sono scarpe da tip-tap. Lascia in pace Lolita. Addio. Lascia il naso di Lolita! Lascialo andare o ti stritolo con le mie pinze! Si potrebbe... Idea! Lasciate fare a me! Ehi, Giti, hai già in mente qualche idea? Ricordate quella storia sul ramarro? Oh, sì, davvero divertente! Una cosa pazzesca! Beh, allora, perché non la cantiamo? Sì, geniale! L'hai pensata bella! Sempre canzoni per bambini. Cambiamo genere. Ma Tasti, il nostro repertorio è vastissimo. Certo, c'è il rap. E ti sembra musica? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. State cercando di risolvere i 4 enigmi del mistero che non si risolve. E quanti ne avete svelati? 3. Allora vi manca solo il vestito che non si cuce. Ed è molto furbo e con il suo indovinello riesce a imbrogliare chiunque. Ma non capisco perché ce l'abbia proprio con voi. Che cosa vuole? Un libro. E di chi è questo libro? Ma quel giorno scoprì che Bill si era alzato ancora più presto e di umore migliore. Oh, appena in tempo. E adesso raggiungiamo gli altri. Bevi un po' d'acqua, Lolita. Ti senti meglio adesso? Spero che ti serva da lezione. Il corallo non è un cibo adatto ai cani. Verso il controllo. Come facciamo ad arrivare alla porta? Nel mio pancino goloso li sento andare giù. Accidenti, hai dato il meglio di te stessa. Cerco di accontentare il pubblico. Che a volte chiede la luna. E noi gliela diamo. E ora un pezzo leggendario. Sì, spaziale. Sei la nostra stella. Mamma. Mammina, la mia adorata dolcissima mammina. Oh, sapessi il bene che ti voglio. Preparatevi, gente, sta per andare in onda un cartone bellissimo. Ehi, tu, dammi il mio pennello. E bravo il mio Pluto. E zuppa di tartaruga, aragoste, biscotti, melassa e arrosto. È tardi, non avresti un cibo un po' più rapido? È abbastanza rapido quello.
E ora un cartone con il nostro ospite d'onore, il tacchino! Ser Topolino, ti darò i $50 che ti servono. Magnifico! Se riuscirei a prendere la spada di Artù. Questa è la miglior sbobba di insetti che io abbia mai mangiato! Hai ragione, Pumba! Mai viste tante prelibatezze nel mio piatto! Zuppa di maialino! Possibile che io ci senta un pizzico di mela avvelenata? Questo ponte sarà utile per gli elefanti che si vogliono lavare. Non sono gli unici ad avere bisogno di lavarsi, vero ragazzi? Ottima scelta! D'accordo, amici miei. Per rimbalzare da un tasto all'altro e superare il concerto d'organo del polpo, dobbiamo saltare, saltare, saltare come un coniglio. Guardate me! Sei divertentissimo quando saltelli, Daisy. Trasformiamoci tutti in conigli saltellanti. Siete ancora nella vostra bozzona? E zuppa di tartaruga, aragoste, biscotti, melassa e arrosto... È tardi, non avresti un cibo un po' più rapido? È abbastanza rapido quello. E ora un cartone con il nostro ospite d'onore, il tacchino! Ser Topolino, ti darò i $50 che ti servono! Magnifico! Se riuscirei a prendere la spada di Artù! E zuppa di tartaruga, aragoste, biscotti, melassa e arrosto... È tardi! Non avresti un cibo un po' più rapido? È abbastanza rapido quello! E ora un cartone con il nostro ospite d'onore, il tacchino!